Buongiorno a tutti da Gerardo Paterna per Re Tv, anche oggi in studio un ospite importante al quale Vorremmo le consuete tre domande. Infatti, abbiamo Simone Comi, workshop manager di Idealista, che ringraziamo per la partecipazione. Ciao, Simone. Buongiorno, Gerardo, buongiorno a tutti gli amici che ci seguono. Benissimo. Allora, partiamo con la prima domanda. L'agente immobiliare ha bisogno di visibilità eh, di portafoglio, portafoglio immobiliare, ha bisogno di essere eh, visto e contraddistinto come professionista, quindi è un'esigenza piuttosto sentita. Come rispondete voi a questa esigenza? Beh, eh, Gerardo, oggi non c'è mezzo migliore di internet. Eh, per vendere casa. Questo gli agenti immobiliari lo sanno. Decidono di affidarsi ad un partner come idealista perché gli consente non solo visibilità sul territorio nazionale. Pensa nel solo mese di marzo eh, 7 milioni di utenti ci hanno scelto. Ma addirittura eh, possiamo far sì che l'agente immobiliare raggiunga quanta più visibilità possibile anche fuori dai confini dell'Italia, perché con una serie di accordi strategici, essendo noi un portale a vocazione internazionale, permettiamo all'agente immobiliare di andare eh, a proporre il proprio portafoglio immobiliare sia in tutta Europa che poi addirittura in tutto il mondo. Eh, questo è un aspetto molto molto interessante. E, so che incontrate gli agenti immobiliari eh, in modo itinerante, quindi avete fatto tante aure lo, lo scorso anno. Avete incontrato circa 2000 agenti immobiliari. Eh, quali vantaggi quindi, ha portato il vostro programma di formazione all'agente immobiliare, quindi oltre alla visibilità? Hai detto bene, Gerardo, abbiamo incontrato l'anno scorso più di 2000 agenti immobiliari. Su tutto il territorio nazionale. Ci muoviamo spesso e con l'agente immobiliare noi riflettiamo di marketing e di comunicazione perché ci interessa che l'agente immobiliare torni ad essere al centro del mercato immobiliare e riscopra il modo di proporsi all'utente finale, a parlare di se stesso e della propria professionalità. Bene. Quali sono i punti eh, distintivi di idealista rispetto al mercato dei competitor? Sai che eh, per abitudine anche nei workshop io non parlo mai dei competitor ma mi piace sempre parlare eh, di quanto noi chiediamo e facciamo con gli agenti immobiliari. In primis eh, noi chiediamo qualità, qualità e completezza nell'informazione. Siamo l'unica piattaforma che chiede il prezzo esposto. Per noi eh, è fondamentale perché? Perché l'utente ricerca per prezzo. Quindi assolutamente eh, qualità e completezza nell'informazione, dall'altra parte trasparenza. Idealista non è tanto un prodotto, è quanto più un modo di intendere e di lavorare. Quindi eh, che cosa facciamo? Eh, forniamo agli agenti immobiliari solo contatti specifici. Quindi niente mail generiche e eh, voglio raccontarti un piccolo aneddoto: eh, i nostri fondatori in Spagna eh, non capivano che cosa fosse una mail generica perché al di fuori dall'Italia eh, non la utilizza nessuno. Abbiamo dovuto spiegargli eh, che cos'è una mail generica e ci hanno detto: ma perché dovremmo fornire agli agenti immobiliari eh, un qualcosa che fondamentalmente fa perdere tempo? No, noi forniremo agli agenti immobiliari solo contatti specifici. Per questo, però, gli agenti immobiliari dovranno lavorare di qualità. Bene, bene, grazie. So che avete eh, già a calendario una serie di date eh, per i prossimi incontri territoriali. Quindi guarda, ti faccio fare un appello agli agenti <ride> immobiliari, quindi indicare quali sono queste date e come fanno eventualmente ad iscriversi per eh, partecipare. Assolutamente sì, eh, allora io invito tutti eh, alle prossime date, saremo a Bergamo e Brescia l'11 e il 12 di maggio, successivamente toccheremo anche Latina, Perugia e Roma e poi invito tutti a Milano, il 25 di maggio saremo all'Hotel dei Cavalieri, eh, quindi aspetto tutti gli agenti immobiliari così che si possa eh, non solo confrontarsi ma anche eh, vivere insieme dei momenti di formazione e fondamentalmente di conoscenza. Benissimo, allora Simone, grazie mille per la tua partecipazione. Grazie a te Gerardo, Benissimo. grazie a tutti coloro che ci hanno seguito. Perfetto, un saluto a tutti, ci vediamo in occasione della prossima intervista.